te ne stai andando, lascia stare, don amico sta rocchetto te va a peri. Ecco qua, allora il 3 quarti oggi va al congresso provinciale del PDL a Cagliari, hanno affittato il salone dei congressi della fiera per 150 persone. Che vi sta affittando un gasotto, l'avevi fatto prima, amico mio. 3, 2, 1, spatapam, buongiorno Cagliari, ha votato. Sai come si chiama il PDL Sarno? Li cambiano nome, Pagugenti Bonavesta, esatto. Lo chiamano così. Torniamo fra poco, amici cari, a tutta l'era, andiamo a smorfire, zibagri. Stupidi, esatto. È una carta anonima che in certi ambienti, la sai quando le portavano con la carta anonima, subito ci aveva l'assaggiatore. Se sopravviveva l'assaggiatore, gli faceva avere il posto nel CDA, se non sopravviveva, faceva avere un altro posto. Alla domanda posta dall'editoriale in prima pagina sull'Unione, la risposta è la prima che hai detto. Ho vinto qualche cosa? Allora, la domanda è: Berlusconi, una condanna scampata o una soluzione negata? Oh, proprio una rua, anche. Ah, lasciate un po' di uovo per Prupu Giudeo e Meribini, hanno bisogno, ci scrivono. Lasciate, va bene, grazie. E ancora, adesso vi faccio una richiesta. E se la esadirete, vi adorerò. Cosa? Avete degli apapaya, dei FIBA, dice Elefantino? Però qua è una richiesta, le richieste. Tu Elefantino. Adesso la cerca. Ma Elefantino o Elefantino un altro? Non lo so. Una leggenda su Alberto Lupo. Senti, c'è Alberto Lupo. Esatto, così. Allora. Che brutta! Vengo gli occhi la luna e cominciano le blatte, Antonello! Cari grilli, tutti bretta! Caramelle, non ne voglio più! Capito? È ora di passare le pastiglie! Buconi! Dalla Lucania che oggi compre un po' di anni, si chiama Principessa Lucana, baci da Carignano, vai! Il migliore di sempre, potrei dire! Allora, attenzione perché l'otto verticale sì? È antico nome di Tokyo. Di Tokyo? Tokyo! Tonino. Allora sono 158 gli sms a buongiorno Cagliari. Allora, quartiere di Napoli. Sì. Uno. Allora, questo invece lo dovrebbe sapere. Gemelli, ascendente pesci. In bilancio. Il genere musicale di Scott Joplin. Facile. Sì, va bene, andiamo avanti. Facile. Andiamo avanti. Ragtime. Andiamo avanti. Allora. Ah, questo brucia moltissimo. No. Ma siate certi che voglia di cambiare. Sì. Tenacia. Sì. Molto presto. Sì. Così. Certo che se Larry è capocannoniere, no, non siamo messi male, no, dice Federico. Mai visto il mio circo di acari e maestrati? No. Ma chi era? Siro Marrucco il cantante, sì, era lui. Obelugante Andy, a questo lo hanno appena operato le tonsille da Arrizzoni. Sortiranno effetti che sorprenderanno più voi che gli altri. Che segno è questo? Acquario. Ah, ok. Spazza. Spese. Leggiamo per i gemelli per l'amica mamma. Bilancia per l'amica. Guardi che l'astrologia non è ciuciuro. Tony, mi leggi questo segno per cortesia? Prendendo gli astri per Giungo. Certo. Va bene. Va bene. Sì, l'ho già sentito dire, sì. Si dice
cominciamo. Si dice? Ma che si spiega di altro spoccione? No. Va bene. Cosa c'è? Sto caricando l'aria. Ah, non mi chiedevo a Tony di leggere. È un segno d'aria. Dai Tony, dai. Allora. Vuoi la pastiglia? Allora. Dai, la pastiglietta, tieni. Dai. No, dai, leggi bene che c'è mamma Tilly oggi, Mamma di chi? Mamma di leggi. Mamma anche nostra. Allora, pesci. Lancia, me l'hai che mi sei scrivendo la conca, mamma. La prima è noi. Ma ti ho dato la pastiglietta, dai. Deve fare effetto, deve entrare nei vini coriali. Inizio di settimana interessante, non siete molto soddisfatti di ciò che è stato tenendo, ma siete certi che della gestagenza presso sottiranno e vedendo si inchieri, evitate gelosia, mi si sta esplodendo il mondo, vedo un mondo colorato di spirali e girene, sto vedendo Tito Stagno vestito da maggiorette che si tuffa e mangia un chiosso crudo che si butta nel lago insieme a una foresta tropicale di rodi fosforescenti. Dove sono, mamma? Mamma, sono tornato. Un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per le mamme. Va bene. Faccio un nome di Barbo, intanto ci scrivo al 340 0644 033 mentre sta per intendere l'oslo con la ciungoma, non è bene. Sta per finire questa puntata di Buongiorno Cagliari. 30 secondi. Attendiamo qui la fine da un momento all'altro. Ieri un'espulsione. Dopo parecchio tempo dall'ultima, sapete dirmi quanti anni fa l'ultima? L'ho letto sul giornale. Non ho voglia di recuperarlo perché ormai abbiamo finito, Lega, ragazzi. Lega dai. Tutto il basket. Sì. Il Benito di un famoso racconto di Melville. Benito? Benito in questo momento, signora Benito Gina. Certo, signora Gina, c'era anche un altro Benito, C'era anche un altro Benito che non era sereno. Direi di no. Non era ed molto è finita sereno. Questa puntata di Buongiorno Cagliari. Suerte. Porto questa trasmissione con due tra le più belle ninfe che un conduttore radiofonico possa desiderare avere qui in visita. Noi vi salutiamo e ringraziamo per averci scritto così copiosamente con tanta dovizia di particolari nei vostri sms. Io personalmente vorrei ringraziare a nome di tutta la popolazione attiva, che è circa il 42%, Vito Bielchini. Io ti ringrazio, Elio, a nome di tutti i sardi, veramente, Elio, grazie. Invece Claudio mi prega di ringraziare tutti coloro che negli ultimi 12 anni hanno avuto dei problemi di pagamenti ICI. Noi ringraziamo anche le nostre ninfe e niente, ci sentiamo domani, è finita, è inutile che continui a parlare, è finita, proprio mi attacco al microfono, non lo voglio lasciare, e invece è finita, a tutta l'ora.